Buonasera, dottor Trionfi. Mi Buonasera, bentrovati. permette innanzitutto di iniziare con una prima domanda. Posso darle del tu che è molto più semplice, ci Più vorrebbe. facile, grazie. Sì, Ok, vediamo perfetto. più del tu che ha molto più senso. Benissimo, iniziamo quindi con le domande serie. Allora, dal tuo osservatorio, qual è la situazione dei nostri ragazzi oggi dopo oltre un anno di pandemia? Sì, è la speranza che questa pandemia, che abbiamo tutti, che questa pandemia presto si concluda. E allora, più che guardarli dal mio osservatorio, che sembra di vederli col cannocchiale, noi li facciamo entrare nel nostro osservatorio del Centro Studi Famiglia, che è uno speciale osservatorio dal quale li invitiamo a guardare dai nostri cannocchiali magici perché possano ritornare a guardare le stelle. A rivedere le stelle, cioè perché possano ritrovare da lì la voglia di vivere. Devo dire che ultimamente il nostro osservatorio è pieno di ragazzi che ci chiedono, c'è la coda fuori, ci chiedono di entrare. Le statistiche sono abbastanza impressionanti a riguardo, poi le vediamo più dettagliatamente. Ma mi viene da incominciare con alcune storie di loro che sono quelle che mi hanno più colpito, però ne avrei tantissime, ma io credo che ognuno di voi abbia un po' in mente qualche storia di qualche ragazzo, sia come genitore che come insegnante, che sta faticando per uscire da questo momento complicato. Io ho in mente Marta, per cominciare, che vedo in colloquio per prima volta, si siede davanti a me, tira su entrambe le maniche. E mi mostra molte cicatrici che si è prodotta da sola e poi mi dice: guarda che ne ho altrettante sulle gambe, con un'aria un po' sfidante. Allora le chiedo: scusami, perché ti tagli? E lei mi dice: guarda, io non sono solita tagliarmi, è d'aprile scorso, quando è morta mia nonna, che mi taglio. Dice, per colpa di sto Covid qua, questo maledetto Covid, io non riesco più a sentire la tristezza, non sento più i sentimenti, è come se fossi completamente anestetizzata. E allora mi dice: quando mi taglio, il dolore che ho dentro per la morte di mia nonna, a cui ero molto legata, può venire fuori. Finalmente lì riesco a sentirlo, perché ho paura, se no, di dimenticarlo quel dolore e mi dispiacerebbe. Mi dice: guarda, adesso ho un problema, mi devi aiutare perché ho un problema. Il problema è che adesso viene l'estate. E io mi devo mettere in costume e ho paura che i miei vedano questi tagli e quindi bisogna che io prima parli loro di questi tagli perché sennò si spaventano e io non voglio spaventarli. Allora tu mi devi aiutare a parlare a loro di questi tagli, di queste cose. Poi c'è Marta e Marta arriva, si siede, no, scusate, poi c'è Federico che vedo solo in video. Perché lui non si fa vedere. Federico è un tipo strano. Lui, da quando è iniziato questa cosa del Covid, praticamente non esce più di casa. Si è chiuso già prima, faceva un po' fatica, ma proprio si è chiuso in casa e non riesce proprio ad andare a scuola, non riesce neanche a seguire la scuola a distanza, quando era a distanza. Lui di giorno dorme, di notte gioca a Call of Duty. Che qualcuno è un gioco che qualcuno di voi conosce, un gioco sparatutto elettronico. E ci gioca con dei ragazzi di periferia, ma non della periferia delle mie parti. Mi spiega che sono dei ragazzi della periferia di Città del Messico, lontanissimi, e che di notte, di là, di giorno, quindi che si può fare, no? E mi dice: io preferisco così perché di giorno. C'è troppa agitazione, anzi, mi diceva: non è che potremmo vederci di notte io e te. E lo sento che questa è una concessione, cioè la possibilità di farmi entrare nelle sue notti. Però dall'altra parte gli dico: guarda, no, ma perché? Dice: di giorno qua è troppo complicato. Io sento i miei che litigano tra di loro e poi mi rimproverano, mi premono perché vado a scuola. Io di giorno preferisco dormire. Di notte mi sveglio ed è tutto più tranquillo.
Allora mi viene in mente che siccome c'è la nonna che vive di sotto, dico scusa, ma nell'appartamento della nonna non è che potresti andare là durante il giorno, che magari là si sta un attimo più tranquilli, perlomeno in questo momento, e ti curi bene, fai in modo che di essere tranquillo rispetto al Covid e vai là e stai là. Mi dice, no, guarda che non hai capito, io di giorno, io non sono in casa, è il mio corpo addormentato che è in casa, c'è solo quel corpo lì. Io, con la mia mente, le mie emozioni, sono altrove. E io mi immagino, sono alla periferia di Città del Messico, sono perso dentro la notte, sono perso dentro il mio computer e così via. E poi c'è Sofia che mi viene inviata per una situazione che mi sembra molto grave, poi in realtà si risolve abbastanza tranquillamente. E a settembre, il primo giorno in cui è tornata a scuola, durante una lezione chiede di uscire e fa una grande corsa, poi improvvisamente si accascia per terra e si mette a piangere. E una compagna che era lì vicino si avvicina e l'abbraccia. Allora le chiedo, ma cos'è successo? Perché i genitori preoccupati non capiscono, però capiscono che la cosa è grave. Dice, sai, guarda, io non ce la facevo più e continuavo a pensare che volevo togliermi di mezzo. Allora mi era venuta la voglia di buttarmi dalla finestra. Poi non ce l'ho fatta, mi sono accasciata per terra e ho iniziato a piangere. E dico, ma scusa, ma perché non ce la facevi più? Dice, vabbè, perché io quando ero a casa, chiusa, tutto il giorno, io in realtà succedeva così nella mia famiglia, che siccome i miei nonni erano stati male, anche loro, mi erano preoccupati, ognuno si faceva i fatti suoi, ognuno era dentro al suo lavoro, ognuno dietro al suo computer, io non riuscivo più a parlare con nessuno e non vedevo l'ora di poter tornare a scuola dai miei compagni con cui parlavo prima, perché in qualche modo sentivo che loro potevano essere la mia famiglia. E in questo le dico, ma scusa, poi che cosa è successo? Poi è successo che sono arrivato a scuola, eravamo tutti distanziati, tutti con la mascherina, non c'era l'intervallo, non si poteva parlare, io aspettavo solo questo. Allora mi è venuta paura e ho fatto questo gesto. E dice, l'unica cosa che mi tiene ancora qua è quell'abbraccio che c'è stato di quella compagna che neanche conosco bene, che si è avvicinata, mi ha stretto forte e ha pianto insieme a me. Ve ne potrei raccontare tante altre, però queste sono quelle che mi hanno emozionato di più, quindi, ma non perché siano dei ragazzi particolari, in realtà sono dei ragazzi abbastanza normali, ma sì, con dei sintomi magari importanti alcuni, però anche in questo momento stanno vivendo una particolare difficoltà. Sapete che gli adolescenti ci portano sempre sulle montagne russe, no? Fanno dei voli pindarici e poi cadono, e poi dopo si rialzano e ricominciano a volare. E così stanno facendo un po' adesso. E però diciamo che se guardiamo, come vi dicevo, alle percentuali, ci colpisce il fatto di sapere che il 70%, questi sono gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che il 70% dei ragazzi ha dei sintomi psicologici legati alla pandemia, orientati intorno all'area dell'ansia e della depressione. Di questi, il 25% vive una vera sindrome, cioè un'organizzazione di sintomi che possiamo chiamare post-traumatica, cioè conseguente allo stress della pandemia, sempre solitamente in cui sono presenti queste sintomatologie depressive o ansiose, ma sono presenti anche altre sintomatologie, come per esempio quella legata ai disturbi alimentari, dei sintomi di autolesionismo, il tentato suicidio è aumentato del 600%, ci dicono gli ospedali, che non sanno più dove mettere i ragazzi, perché le neuropsichiatrie, adesso che la terapia intensiva negli ospedali si sta svuotando, si riempiono le neuropsichiatrie e lì non hanno più letti e devono mandarle a casa in condizioni preoccupanti, pericolose. E questo da un certo punto di vista è un po' come se abbiamo paura che possa diventare la nuova pandemia. C'è un forte abbandono scolastico, ci segnalano che in alcune zone
un ragazzo su tre a rischio di abbandono scolastico. E quindi, insomma, la situazione sembra molto complicata. Come vi dicevo, i sintomi prevalenti sono quelli dell'ansia e della depressione. L'ansia che cos'è? L'ansia è la paura. Quando siamo in ansia abbiamo paura di qualcosa che non riconosciamo più, come se fosse calata la nebbia e sappiamo che dentro la nebbia c'è qualcosa che ci spaventa, ma non sappiamo più esattamente che cos'è. Allora ci viene l'instabilità, iniziamo a perdere la concentrazione, il cuore tende a battere più forte, la respirazione tende ad aumentare, proprio come quando siamo spaventati, no? Abbiamo dei disturbi del sonno, dell'alimentazione, ricordatevi questi sintomi perché poi li vedremo meglio dopo. E la depressione cos'è? È la mancanza di forze, cioè dopo aver fatto delle grandi fatiche, dopo aver provato ad andare avanti, a un certo punto ci sentiamo, i nostri ragazzi si sentono, ma poi vedremo anche noi, senza forze e con la sensazione di non farcela, cioè con una bassa autostima e con tutto quello che ne consegue, quindi il rischio di un ritiro sociale, la difficoltà ad impegnarsi nel compito scolastico, la difficoltà a socializzare e anche qua problematiche legate al sonno e all'alimentazione, a volte di segno opposto, no? Quindi un'ipersonnia, un'iperalimentazione, mentre dall'altro, oppure anche un problema di scarsa alimentazione. E allora, insomma, questi sono i sintomi, quelli più importanti che hanno i nostri ragazzi, ma la situazione purtroppo non riguarda soltanto i nostri ragazzi, riguarda più in generale tutti noi. Se è vero che il 70% dei ragazzi ha dei sintomi, è vero che ed è anche vero che il 55-60% degli italiani ha dei problemi psicologici simili a quelli che hanno i ragazzi. Cioè che a fronte di 3 milioni e 700 mila contagi più o meno, adesso forse non è aggiornatissimo il dato, ci sono circa 35 milioni di italiani che hanno sostanzialmente sintomi depressivi o ansiosi legati alla pandemia. Di questi, circa 15 milioni stanno vivendo una situazione di stress molto forte, che poi andremo a definire come stress cronico, poi vedremo che cos'è esattamente questo stress cronico. E nelle famiglie l'ansia, la depressione, insieme alla convivenza forzata, hanno creato una miscela esplosiva. Sono aumentati i livelli di conflittualità. Pensate che le separazioni nel 2000 e 20 sono aumentate del 60% e che nel 2021 è atteso un aumento ulteriore. E durante il lockdown noi come Centro Studi Famiglia abbiamo aperto uno sportello per ricevere i ragazzi e le famiglie in difficoltà perché avevamo avuto sentore, specialmente ci preoccupavano quei ragazzi o quelle donne o quelle persone che erano chiuse in famiglia, vittime del maltrattamento e che non potevano reagire. E devo dire che no, non tanto durante il lockdown in cui eravamo più preoccupati per gli aspetti di salute, ma adesso siamo sommersi di richieste. Ci sono tantissime persone adesso che ci chiedono aiuto, sia sul piano familiare che rispetto ai ragazzi. Sia un aiuto in presenza, quindi con la possibilità che adesso abbiamo di riceverli nei nostri studi, sia un aiuto online quando questa possibilità invece non c'è. Ma purtroppo, quindi la famiglia è entrata in crisi, i ragazzi sono entrati in crisi, la famiglia, che è il luogo educativo più importante, anche di protezione più importante, è entrata in crisi. E l'altro luogo educativo centrale, la scuola, anche se è andato in crisi, lo sappiamo, ma vi ricordo solo, cioè c'è stata la chiusura, i problemi, la DAD, eccetera, ma vi ricordo un dato perché che riguarda anche gli insegnanti, perché gli insegnanti sono stati soggetti a particolare stress rispetto al loro compito lavorativo, cioè ci segnala una ricerca dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute e il Benessere degli Insegnanti che negli insegnanti abbiamo avuto una particolare tendenza all'isolamento sociale, all'abuso di psicofarmaci,
all'uso di alcol, sigarette, anche altre sostanze stupefacenti. E quindi succede che i ragazzi si trovano a vivere questi problemi senza riuscire a far sì che le due agenzie educative più importanti, quindi la famiglia da una parte e la scuola dall'altra, possano farci fronte. Allora, che cosa possiamo dire? Io credo che l'unica cosa che possiamo dire ai nostri ragazzi è che siamo tutti nella stessa barca e quindi dobbiamo salvarci insieme. Sto citando un professore che mi diceva, un professore di un liceo di Milano, che mi diceva proprio questo. Io, quando ho incontrato i miei ragazzi per la prima volta, distratti, ancora un po' attivati contro il professore, così, io ho detto: ragazzi, calma, perché qua siamo tutti nella stessa barca. Dobbiamo trovare la maniera per salvarci insieme, ne dobbiamo uscire insieme, dobbiamo insieme imparare a remare in questo mare, anche se è ancora un mare un po' imburrato. Ecco, io credo che questo può essere, non so se ho risposto alla prima, questa prima domanda, Annalisa, credo che questo un po' assuma il quadro. Guarda, sì, poi se qualcuno, appunto, come dicevamo prima, da porre qualche domanda, la scriva pure che la riprenderemo poi comunque alla fine. Mi veniva in mente questa cosa, no? Tu hai parlato di malessere, chiaramente che stiamo vivendo in un modo o nell'altro un po' tutti quanti, no? Ma quello che mi domando è quali sono le cause specifiche di questo malessere? Perché i nostri ragazzi sono così in difficoltà? La scarsa frequenza scolastica può essere considerata la causa prevalente, oppure ci sono anche altri fattori che in realtà sovrastano la non presenza scolastica?